The New Stories. La tua informazione libera. Nicola Iorio, un giovane di 19 anni originario della provincia di Caserta, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sabato 17 agosto a Velipoje, una rinomata località turistica in Albania, dove si trovava in vacanza. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è rimasto gravemente ferito in un violento scontro tra moto d'acqua coinvolgendo quella che guidava e un'altra condotta dall'amico ventenne, Salvatore Ditella. Entrambi sono stati immediatamente trasportati all'ospedale di Scutari, ma purtroppo Iorio non ce l'ha fatta ed è deceduto durante la notte. La polizia albanese, in base ai primi accertamenti, ha riferito che l'incidente è stato causato da manovre pericolose a circa un miglio dalla costa e Ditella è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo. Ottavio Corvino, sindaco di Casal di Principe, paese di residenza di Nicola, ha espresso il suo cordoglio con un post su Facebook, ricordando il giovane con parole di vicinanza alla famiglia. È con profondo dolore e grande tristezza che apprendo della tragica scomparsa di Nicola Iorio, un nostro concittadino di soli 19 anni. Nicola è stato vittima di un terribile incidente nelle acque di Velipoje, in Albania, durante quella che doveva essere una vacanza spensierata. La notizia ha profondamente scosso la nostra comunità. In questo momento di immenso dolore, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Nicola. Il mio pensiero è rivolto a loro e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Come sindaco mi rendo disponibile a offrire qualsiasi tipo di supporto alla famiglia in questo momento così difficile. La nostra comunità è unita nel dolore e pronta a sostenere chiunque ne abbia bisogno. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.